Buongiorno, buongiorno, oggi è martedì 31 marzo, questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione, cielo sereno su gran parte del territorio altoatesino. Mohamed Al-Masmoudi ci dà una mano a dare un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo questa mattina in edicola. L'Alto Adige dedica la sua apertura alla rabbia dei soci CAI, fioccano le proteste, Broggi va subito denunciato. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, Forza Italia, pochi candidati, si va verso le elezioni comunali di maggio. La cronaca lingua tedesca con il quotidiano Dolomiten, il futuro della gestione, ma soprattutto dei gestori dei rifugi alpini per quanto riguarda soprattutto le strutture ex proprietà CAI. I dettagli li troviamo a pagina 13. La cronaca sempre in lingua tedesca, sempre a livello locale con il quotidiano Tageszeitung, un approfondimento in prima pagina e a pagina 7 riguardo la piaga del lavoro nero anche in provincia di Bolzano. Rapidamente un'occhiata alle notizie a carattere nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera. Il Premier Renzi dice niente ricatti sull'Italicum, sì del partito, ma la minoranza non vota. Le tangenti che agitano il Partito Democratico, politica e giustizia, arresti a Ischia, in cella il primo cittadino, nelle intercettazioni citato D'Alema che replica niente illeciti. La trattativa di Losanna nucleare iraniano, la spinta per trovare un accordo. E poi l'avanzata dei giovani anziani d'Italia. Nel nostro paese rimangono attivi oltre i 65 anni, più che nel resto del mondo. Il disastro dell'Airbus sulle Alpi francesi, cure per tendenze suicide, l'ultima verità sul copilota accusato di aver portato alla morte 149 persone. La cronaca cura del Sole 24 Ore. Cronaca economica, in borsa, rally da fusioni, Milano spinge l'Europa, la liquidità della Banca Centrale Europea e lo shopping di imprese rilanciano Piazza Affari con un più 22,3% in soli 3 mesi. Yahoo tratta con Richmond. È tutto per la cronaca nazionale e internazionale a livello economico con il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere quali sono le proposte dei due quotidiani in lingua italiana che troviamo sempre in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige, la prima pagina, oltre a ai pochi candidati per Forza Italia in vista delle elezioni comunali, ci si occupa dell'appello rivolto alla politica da parte di Assoimprenditori. Bolzano Sud, bisogna evitare gli insediamenti abitativi. Lo scandalo del CAI altoatesino, Broggi nei guai anche per i fondi del CAI nazionale. E poi si guarda con interesse alle Olimpiadi del 2016 a Rio, un'immagine da ricostruire per Alex Schwarzer che si affida ad Alessandro Donati, simbolo della lotta al doping. Vedremo tra qualche istante i dettagli di questa notizia. Cultura italiana, ombre sulla gestione. Filippi dice: i sodalizi scomodi vengono fatti fuori. L'ANPI si interviene. Nessuna scelta politica. Andiamo a vedere allora il dettaglio delle notizie. Ci si occupa di economia con le quote latte, contadini altoatesini sulle barricate. Parte la liberalizzazione a livello europeo. Reinhalter dice: zone alpine, senza aiuti i prezzi crolleranno. Sono 370 i milioni di chili di latte che vengono prodotti in Alto Adige, 52,2 centesimi al chilo il prezzo medio pagato dalle latterie ai produttori. E poi 5.000 agricoltori attivi, sono 1.000 quelli che hanno lasciato l'attività negli ultimi 10 anni per problemi di redditività. Lasciamo la pagina economica, andiamo a vedere il dettaglio della notizia che abbiamo trovato in prima pagina. Rio 2016, le Olimpiadi. Alex Schwarzer ci crede ancora. Donati sarà il suo nuovo preparatore. Alex cerca la riscossa dopo la squalifica per doping. Domani ci sarà l'annuncio ufficiale a livello nazionale ed internazionale. Prima però di poter partecipare alle Olimpiadi dovrà scontare la squalifica imposta dalla giustizia sportiva. Lasciamo la cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige. Andiamo a vedere il dettaglio della prima pagina dell'Alto Adige. Oltre alla rabbia dei soci CAI per lo scandalo che ha coinvolto anche l'ex presidente, ci si occupa dello scampato pericolo in alta quota in Valle Aurina per due sci alpinisti che sono stati miracolati da una valanga dopo essere stati sfiorati e travolti in parte dalla massa nevosa. Tutto questo a oltre 3.000 metri di quota. Idee per Bolzano, Pan e Libori dicono: caro comune, devi tagliare le spese. Ladri in azione in un negozio di elettronica a Laives, preso di mira Girtler, sono spariti computer e tablet per un danno di 50.000 euro.
Sasa si cambia per il quartiere Casanova, adesso si aspetterà di meno. E poi il giallo di Corso Libertà, la difesa chiede la scarcerazione della donna in carcere sospettata dell'omicidio. La scarcerazione di Esther Quici. Riscossioni, Bolzano al top, lo dice una statistica a livello nazionale. Il comune capoluogo è il primo in Italia per capacità di incassare multe e tributi. Andiamo allora a vedere anche in questo caso il dettaglio di alcune notizie. Proprio questa, riscossioni, Bolzano è la prima in Italia. Incassiamo il 94,1% dei tributi dovuti e ben l'87,6% delle multe e delle tariffe. La media nazionale è rispettivamente del 70 e del 50%. Ancora con la cronaca che ci porta in alta quota, travolti dalla valanga, sani e salvi, due sci alpinisti di Predoi, sorpresi da un distacco di neve nei pressi del rifugio Giogolungo in Austria, feriti, ma tutto sommato sani e salvi, sono stati trasportati a valle dall'elicottero per una serie di accertamenti e precauzioni. Ancora, con la cronaca siamo a Bressanone, cabine sconfitte dai cellulari, Telecom le rimuove, giorni contati per una quindicina di cabine nella città di Bressanone, l'utilizzo è minimo e i vandali le prendono troppo di mira. Lasciamo la cronaca in lingua italiana, passiamo al dettaglio della cronaca in lingua tedesca. Abbiamo visto poco fa in apertura, ci si occupa del futuro della gestione dei rifugi, in particolar modo delle strutture ex CAI. Ci si occupa anche del futuro dell'ormai famoso Gattopardo, sequestrato in provincia di Bolzano, affidato ad una struttura protetta in Italia. I proprietari vogliono a tutti i costi riportarlo a casa, hanno affidato la tutela dei loro interessi all'avvocato Flavio Moccia. Andiamo a vedere allora il dettaglio proprio della notizia di apertura, quello che cambierà nella gestione delle strutture in alta montagna e cioè dei rifugi, come detto in particolar modo per le strutture ex CAI, lo ha deciso la provincia. Ci sono buone notizie soprattutto per coloro che decidono di gestire in futuro questi rifugi. La cronaca che ci porta a Palazzo di Giustizia, sappiamo è stata chiesta la scarcerazione per Esther Quici, la donna sospettata di aver assassinato Alessandro Oischreck nel suo appartamento di Corso Libertà a Bolzano. La solidarietà in primo piano con una delle associazioni altoatesine, Menschenhelfen, che festeggia i 25 anni di attività. Ancora con la cronaca, è stata presentata la nuova campagna di sensibilizzazione per quanto riguarda la sicurezza stradale, No Credit, un'opportunità per fare il bilancio di quanto sia pericoloso spostarsi a bordo di automobili e moto quando non si rispettano semplici ma basilari regole. Ancora con la cronaca, proposta dal quotidiano Dolomiten, il futuro della fiera di Bolzano, non ci sono buone notizie per Clima Energy e Clima Mobility, una flessione intorno al 30% per l'edizione 2015, una intervista al direttore Rainer Malsoner, sappiamo cambio al vertice anche per quanto riguarda la fiera di Bolzano entro quest'anno. Chiudiamo con la politica con le elezioni comunali sempre più vicine, sappiamo l'alleanza tra SVP e Partito Democratico, soprattutto per il sostegno all'attuale sindaco Luigi Spagnolli. È tutto per la cronaca in lingua tedesca. Io vi ricordo uno dei nostri appuntamenti, quello che si ripete ogni martedì, appuntamento che interessa la programmazione di Video 33, Alto Adige Sport, conduce il nostro direttore Mauro Keller per andare a ripercorrere quello che è accaduto in provincia di Bolzano, soprattutto nel fine settimana. L'appuntamento è oggi a ridosso dei nostri telegiornali. Qualche istante di pausa e poi andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore in provincia di Bolzano. Nuovo a Brunico, Lava Più, l'unica lavanderia self-service professionale Miele, per un lavaggio perfetto di tutto il tuo bucato, piumoni letto, giacche, cuscini, tappeti morbidi, e potrai anche impermeabilizzare il tuo abbigliamento sportivo. Risparmia tempo e denaro rispettando l'ambiente. Lava Più, in via Ghete a Brunico, con ampio parcheggio. Sciare fino allo svenimento, con sole e panorama mozzafiato su tutte le piste. Scatenarsi sulla leggendaria pista Tramez, la più lunga di tutto l'Alto Adige, con i suoi 9 km di pura adrenalina. Oppure
intraprendere una ciaspolata verso il meritato riposo. www.close.org, il doppio piacere. Nel panificio a conduzione familiare Trenker si prepara esclusivamente pane e dolci di alta qualità, con materie prime sane e genuine, farine, cereali selezionati e spezie di prima scelta che distinguono da sempre il pane e i dolci di Trenker. Da 60 anni Trenker è sinonimo di genuinità, tradizione e qualità, con un servizio impeccabile. 7 filiali in Val Pusteria, 6 a Bolzano e 2 a Lienz. E per ordinare dolci e pane fresco, chiamate il numero 0474 972 112. Attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sabato dalle 8 alle 11.30. Panificio Trenker. Il pane è natura. Siamo nello sport, Alto Adige Sport, ogni lunedì alle 20. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom, ogni giovedì alle 20 su Video 33. Sempre più spesso la vita comune delle persone è legata all'economia e sempre più spesso la gente si interessa di economia. Economia, l'appuntamento quindicinale di Video 33, mercoledì alle ore 20. La prima immagine che vi proponiamo questa mattina ci porta in alta quota, una suggestiva foto che ci arriva dal passo dello Stelvio a oltre 2700 metri sul livello del mare. Vedete quanta neve resiste sulle montagne altoatesine. Ci spostiamo decisamente più in basso, questa è la conca di Bolzano, come si sta svegliando il capoluogo alcuni minuti dopo le 6. Come nostra abitudine andiamo a vedere qual è la situazione all'imbocco della Val Venosta. Siamo alle porte dell'abitato di Foresta e diamo un'occhiata anche in direzione di Merano, la città del Passirio. Io vi ricordo che grazie alla collaborazione con gli esperti meteo della provincia siamo in grado di proporvi le immagini che ci arrivano in diretta dal satellite. Vedete il nostro territorio completamente libero da nuvole. Ed ora la grafica per capire quello che ci attende nel dettaglio questa mattina e nel pomeriggio. Nuvole che purtroppo arriveranno soprattutto lungo la cresta di confine, non si escludono alcune deboli precipitazioni, temperature massime comunque più che piacevoli se pensiamo che Bolzano e Merano arriveranno oggi a circa 19 gradi nelle ore centrali. Gli aggiornamenti sono come sempre a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Alcuni appuntamenti da non perdere per i prossimi giorni: il 6 di aprile torna l'appuntamento con i cavalli aveliniesi all'ippodromo di Merano e dall'11 aprile fino al 14 di aprile Tip World 2015, la fiera dedicata al mondo degli hotel e non solo. Tutto questo a Brunico. Vi ricordo il nostro sito internet www.video33.it, a vostra disposizione questa rassegna stampa, le varie edizioni dei nostri tre giornali, nella Mediateca Online i principali contributi filmati andati in onda nel corso delle ultime ore, aggiornamenti meteo in tempo reale. www.goinfo.it, il portale all news da non perdere, da non dimenticare per rimanere informati e aggiornati 24 ore su 24 riguardo tutto quello che accade in provincia di Bolzano. Ore 13 e ore 19 sono questi gli orari dei nostri telegiornali. Vi ricordo, avete visto nella pausa pubblicità, l'appuntamento con l'approfondimento dedicato al mondo economico per domani su Video 33 conduce Mauro Keller con Claudio Corrarati ospite fisso, l'appuntamento alle ore 20. È tutto, vi ringrazio per aver scelto l'informazione di Video 33, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A
Ariete, Giove chiede di fare economia e rimandare spese inutili per focalizzarsi su investimenti più seri. Toro, Marte oggi ti vuole battagliero, prendi in mano ogni situazione e avanti tutta, sii padrone del tuo destino. Gemelli, sei un istrione, un cane sciolto, uno che basta a se stesso. Calma e pazienza, non sempre ti viene facile, ma dovrai tenere duro. Cancro, Venere ti darà una mano a risollevare una giornata pesante e senza grandi stimoli. Fai qualcosa per ritrovare le energie fisiche. Leone, forse è giunta l'ora. È il giorno in cui darai la priorità a te stesso senza trascurare i tuoi mille altri impegni. Vergine, forse non andrai al lavoro per motivi di cuore o lenzuola. Venere ti vuole appassionato e in ottima compagnia. Bilancia, Urano ti vuole più simpatico e ironico del solito. Una cena improvvisata in cui quello che conta è solo stare insieme. Hai voglia di compagnia. Scorpione, per il supporto di Mercurio aiuterai un amico che non potrebbe mai fare a meno dei tuoi consigli. Sagittario, sei sempre stato calmo, ma quando esplodi si salvi chi può e oggi Marte non ti sarà amico. Fai attenzione a tutto quello che fai. Capricorno, per fortuna c'è Venere e un partner o un caro intimo amico o amica che saprà consolarti. Acquario, Giove più che mai ti fa mettere al primo posto il lavoro, ma in serata, volente o nolente, dovrai fermarti. Venere docile. Pesci, sii te stesso, oggi più che mai, ma se ami la solitudine, cerca la compagnia.